29-30 gradi. Ventilazione. Ben ritrovati da Matteo Agnoletto per tutta la Liguria ne parla su Babboleo News 92.9. La nostra ospite oggi è Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Tanti temi che affronteremo, dalla politica locale a anche quella nazionale, con un occhio al 2018 e le elezioni politiche. Mancano 15 secondi, noi facciamo quello che si chiama sound check e iniziamo in diretta. Sintonizzatevi sui 92.9 o seguiteci sulla pagina Facebook, questa, quella di Babboleo News. Porterai con l'app Babboleo, siamo dove sei tu. Mercoledì 12 luglio, ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News 92.9 per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ben ritrovata. Grazie, salve a tutti. Partiamo dalla stretta attualità e dalle polemiche che avete sollevato in regione con la giunta Totti per la decisione di destinare 100.000 euro circa al tour di Paolo Del Debbio, lo show che porta in giro per la Liguria. Cosa contestate a Totti di questo investimento, che lui ha subito detto è un investimento per il turismo, per portare il brand della Liguria al di fuori dei confini regionali? Ecco, un conto sarebbe stato se questo investimento fosse andato per un tour di tipo culturale che vertesse a valorizzare la cultura ligure, i nostri prodotti tipici, le nostre località. In questo caso diciamo che l'intento, così come la stessa partecipazione di Del Debbio anche in chiusura della campagna elettorale di Bucci, ha più un sapore, diciamo, di propaganda mediatica che non ci sembra rientri in quelle che dovrebbero essere poi le mansioni e le competenze di un presidente di regione e dell'apparato di comunicazione e di promozione del turismo che viene finanziato con fondi pubblici. Totti ha detto che però dal punto di vista politico il primo appuntamento che si è svolto ad Alassio ad esempio ha visto come ospite Ermini del Partito PD. Democratico. Avete in progetto anche voi delle ospitate come Movimento 5 Stelle in questo tour? Curiosamente non è pervenuto nessun invito da parte del presidente Totti, ma il punto qui è diverso, cioè bisogna riflettere e far riflettere le autorità competenti su quello che è l'intento, l'obiettivo di questo tour culturale, diciamo, con Del Debbio. Non ci sembra legittimo che vengano utilizzati fondi pubblici regionali per un'iniziativa che ha davvero il sapore della propaganda di partito. Sembra quasi un fiancheggiamento di propaganda propagandistico rispetto a Totti e appunto al suo colore politico, forse in vista delle politiche. Ecco, tutto questo non ci sembra un segnale di serietà. E siccome si tratta di soldi dei cittadini bisogna fare chiarezza, noi pretendiamo chiarezza, insomma abbiamo già visto la delibera che andrebbe ad assegnare questi 100.000 euro, oltretutto dove non si fa il nome di Del Debbio che spunta fuori un po' come coniglio dal cappello del mago. Ecco, le motivazioni che sono state addotte per spiegare e motivare questa necessità impellente di questi soldi, che oltretutto mi pare che lì si parli di 200.000 euro, quindi per adesso se ne è usata soltanto una parte, la metà, si tratta di paginate e paginate di delibera di giunta regionale. Insomma, ecco, diciamo che è tutta una questione un po' curiosa. Da fare chiarezza. Sì. Riguardo a un'altra delibera che aveva sollevato le vostre polemiche, sempre in ambito turistico, di marketing territoriale, come si usa dire adesso, il red carpet che è iniziato nel Tiguglio e poi la giunta Totti vuole diffondere su diverse località turistiche della Liguria. In questo caso vanno convinto le motivazioni da una parte della giunta Totti, dall'altra anche di alcuni esercizi commerciali, penso a quelli del Tiguglio, che hanno detto che questa iniziativa ha avuto un ritorno economico molto importante per loro. Allora, a dire la verità, per adesso i dati che riguardano il turismo non vanno in questa direzione, cioè non c'è stato l'incremento che si sperava. Sicuramente è un'iniziativa che può creare curiosità, interesse, però diciamo che sono delle iniziative che funzionano
una tantum. Adesso questo tentativo di voler ripetere quasi ossessivamente in tutti i comuni liguri sembra obiettivamente uno spreco di risorse, perché a questo punto è meglio andare a investire invece in questioni che riguardano il turismo, ma che diano un immediato ritorno, magari alleviare appunto quelle che sono le imposte regionali su tutti gli esercizi alberghieri. Sappiamo che in Liguria c'è una situazione difficile perché le tariffe sono troppo alte per i turisti, e quindi andiamo ad aiutare in questa direzione. Questa nuovamente ha un sapore un po' troppo propagandistico, quindi non ci sembra giustificabile perseverare in questa iniziativa. Non si può, insomma, un presidente di regione occuparsi soltanto di passiere e tappeti rossi in giro per... Però il fatto dei soldi messi da Liguria Digitale va convinto la giustificazione, perché nel loro scopo di iniziativa di Liguria Digitale c'è anche il marketing territoriale, o vi sembra questo un'arrampicata sugli specchi? Esatto, anche qui bisogna fare chiarezza, perché sembra un pochino un'operazione simile, del tutto simile a quella che andrebbe a finanziare il tour con Del Debbio. Come giustificare appunto un finanziamento di fondi regionali che dovrebbe essere utilizzato da Liguria Digitale, che ha tutta una funzione ben precisa e che riguarda quelle che sono le comunicazioni e il funzionamento all'interno della regione, di tutte le strutture dell'apparato regionale, del settore allargato? Come conciliare quell'obiettivo con invece questi elementi? Voglio dire, ottime iniziative che vanno però finanziate con altro denaro, non col denaro pubblico. Nel ruolo di opposizione e di cane da guardia, da un certo punto di vista, del Movimento 5 Stelle in regione, non è passato inosservato anche il recente bando che ha fatto l'ospedale San Martino per la ricerca di un nuovo addetto stampa, che coincidenza, c'è stata solo una persona che ha risposto a questo bando, nonostante la posizione fosse potesse ingolosire diverse persone. 44.000 euro di compenso anno si parla, più la previdenza e cassa, quindi uno stipendio di tutto rispetto. Abbiamo visto per i medici, per il concorsone da infermieri, 12.000 persone, per questa posizione così apicale una sola persona. Qui è mancata della trasparenza, secondo voi, dalla regione? Assolutamente sì, e noi stiamo indagando e abbiamo chiesto l'intervento della Procura della Repubblica, perché abbiamo depositato ieri un esposto come Movimento 5 Stelle Liguria, in quanto ci sono degli elementi che a nostro dire sfiorano, se non entrano addirittura nell'illiceità di tutta questa manovra, diciamo, questa operazione. È giusto sollevare dei dubbi, perché insomma un bando che farebbe gola ai tanti giornalisti precari, giornalisti disoccupati, è davvero molto curioso che solo due persone avevano risposto inizialmente, di cui una peraltro vuole presentare ricorso perché pare che non sia stata informata riguardo a quella che sarebbe stata poi la data del colloquio, quindi un'unica persona alla fine ha partecipato concretamente a questo bando. Tutto ci risulta ancora più strano, diciamo anche sospetto, diciamolo apertamente, in quanto è stata fatta una delibera di giunta regionale, quindi una delibera della giunta Toti, dove la regione si impegnava, tutto al contrario, a pubblicizzare con tutti i mezzi a disposizione presso l'Ordine dei giornalisti e quindi anche l'Associazione dei giornalisti ogni iniziativa che andasse verso l'apertura di nuove posizioni di lavoro e quindi nuovi bandi. E in questo caso è mancata questa pubblicizzazione, che però c'è stata sempre da parte della regione per un bando che non aveva assolutamente il rilievo di questa offerta lavorativa, perché si trattava di una questione di pochi mesi di collaborazione lavorativa. Quindi a noi sembra davvero strano, e vediamo se la Procura della Repubblica intende procedere. Su questa vicenda non solo il Movimento 5 Stelle, anche l'Ordine dei giornalisti della Liguria e l'Associazione dei giornalisti hanno chiesto chiarezza appunto per la mancanza di pubblicità, esatto, di questo bando, per pochi intimi. Bando. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di giornale radio, e ritorniamo a Tutta la Liguria ne parla insieme ad Alice Salvatore. Amore, sono tornato. Hai preso i pannolini? Mi sono dimenticato. Spero che funzioni.
Sì, io qua entravi perfettamente. 21, dal lunedì al sabato in lontanissimo. No, la cuffia guarda. Fruttuoso. C'è qualche difetto. Secondo qui, guarda, perché l'ho toccato ed è partito. Pare che l'uso quotidiano di una cucina asta del mobile. Ora sento solo sulla destra. Con gli invitati. Fantastico. E se mai altre chance, no. Sei utile a conquistare. Se non lo senti, fammi dei segni. Cioè, la sinistra non lo sente. Ma cosa ha capito? E se non fosse vero? Beh, comunque avrà acquistato una cucina di qualità Cosa del 40%, progettata gratuitamente da un esperto arredatore. Cambia il tuo habitat all'asta del mobile meno 40%. L'evento mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 16 luglio è a Deiva Marina, La Spezia, via 20 settembre. Orario continuato dalle 8 alle 19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano il vero e unico marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte. Gli ambulanti di Forte dei Marmi.it. Napoleon News 92.9. Cosa succede in Liguria? Un incidente questa mattina a Genova, Marassi, in via Bertuccioni, un bus ha investito un pedone di 81 anni che è rimasto ferito in modo grave in Val Bisagno, scontro invece tra una moto e un cinghiale che ha attraversato la strada. L'incidente è avvenuto in via Adamoli all'altezza di via Solimano e dall'impatto sono rimasti feriti. No, siamo fermi. Stato lungulato. Depuratore di Cornigliano fuori uso a Genova, aperta un'inchiesta in procura, l'impianto fermo da oltre un mese, di conseguenza i liquami di circa 300.000 genovesi vengono sversati in mare senza processo di depurazione. Sì, non mi senti. Allora rientriamo sul trasferimento di genetica ad ARPAL, quest'ultima e il progetto Galliera l'ambiente ha denunciato e poi andiamo con su tutto una dettagliata relazione consegnata alla magistratura. Falso dentista scoperto in centro a Genova, comune, la Guardia di Finanza le proposte in regione uno sguardo di come dalla Liguria vi proporrete portare avanti lo studio nazionali. Un cittadino di origini ecuadoriane stabilmente residente a Genova da più di 15 anni. Lutto nel mondo della portualità e del marittimo, alle prime luci dell'alba è morto Gianfranco Messina, storico armatore genovese. Speravate in un fuori onda bellissimo, invece sono solo problemi tecnici alla cuffia. Ora riprendiamo con la diretta anche via radio, fra 10 secondi, tutta la Liguria ne parla, secondo blocco con Alice Salvatore. Mercoledì 12 luglio, ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News 92.9 per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. Siamo in compagnia della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Alice Salvatore. Riprendiamo la nostra chiacchierata da un tema sempre sanitario, ma in questo caso riguarda il trasferimento di genetica dall'ospedale Galliera al Gaslini. Voi avete proposto un'interrogazione in regione perché temete una nuova mossa immobiliare dietro questa decisione. Nello specifico, cosa vi spaventa? Allora, noi sappiamo bene che c'è in atto questa operazione del fantomatico nuovo ospedale Galliera, che in realtà è un progetto che non ci sembra vada assolutamente nella direzione di aiutare la cittadinanza, perché laddove oggi sorge un ospedale con oltre 400 posti letto, dovrebbe sorgere un nuovo ospedale ridotto nelle dimensioni, con almeno dimezzati questi posti letto e con in più la possibilità di creare degli appartamenti di lusso da quindi rivendere. Quindi noi ci vediamo un'operazione immobiliare vera e propria volta al profitto. Questo discorso del trasferimento di genetica dal Galliera al Gaslini rientrerebbe nella logica di liberare in fretta e furia l'ospedale Galliera in modo da poter demolire quei padiglioni che sono stati appena ristrutturati con soldi pubblici, e parliamo del 2016 e 15, e verrebbero quindi demoliti nonostante siano ammodernati ad oggi perfettamente funzionanti, per dare luogo a questo progetto che non ci convince affatto. Ma non si tratta in realtà di un vero e proprio trasferimento, magari fosse un trasferimento, si tratta invece di un accorpamento. Questo cosa implica? Implica che in questo accorpamento chiaramente certe figure andrebbero a perdersi, sarebbe ridotto quindi il numero del personale, e chi ne paga le conseguenze? I precari. Precari del Galliera, precari del Gaslini, e questa è una situazione che oltre a non convincerci, perché cosa a nostro dire gravissima, non esiste una delibera né della direzione del Galliera né della direzione del Gaslini, e hanno annunciato però le autorità, i dirigenti hanno annunciato che questo accorpamento, che andrebbe a pesare sui lavoratori,
dovrebbe essere concluso entro fine luglio. Nella nostra interrogazione, siccome non esistono queste delibere, noi chiediamo all'assessore viale, che comunque deve dare un indirizzo politico, deve essere informata, se è informata su questi fatti. Ora, posso dire però con gioia e soddisfazione che credo, grazie anche al nostro intervento tempestivo, perché ne abbiamo parlato in questi ultimi giorni, ieri c'era un incontro sindacale, pare che questo accorpamento al momento sia sospeso. E quindi questa potrebbe essere una buona notizia dal vostro punto di vista. Come vedete invece, come Movimento 5 Stelle, la possibilità del nuovo ospedale del Ponente che stanno progettando agli Erzelli, con dietro, si dice, una struttura privata come quella di Humanitas? Allora, io vorrei fare un ragionamento da condividere con tutti. Se davvero gli ospedali pubblici, le strutture pubbliche sono un tale disastro, innanzitutto bisogna andare a vedere chi sono i responsabili, perché vengono gestite e amministrate da qualcuno le strutture e quindi il problema sono le persone che le gestiscono. Ma al di là di questo, se davvero tutte le strutture pubbliche sono un tale disastro, come mai ci sono così tanti privati così interessati, sono dei filantropi, ad andare ad acquistare magari a prezzo ridotto, perché vengono svenduti come se fossero dei fallimenti annunciati, tutte queste strutture pubbliche? Come mai vanno a comprarseli? Il privato, lo sappiamo bene, si muove solo in base a quello che è il profitto. Invece è il pubblico che si occupa di prestare un servizio, dare un servizio alla cittadinanza. Allora, se davvero tutte queste opere, queste strutture sono così fallimentari, ma come mai i privati sono interessati ad acquistarle per poi trarne profitto? Vuol dire che non è affatto vero che sono fallimentari, è soltanto che sono state gestite e vengono amministrate in maniera fallimentare, forse proprio per poi trovare dei compratori che si vadano ad acquistare queste proprietà. Allora, tutto questo per dire che gli ospedali pubblici funzionano e funzionano nell'interesse della collettività, mentre gli ospedali privati, chiaramente, se funzionano è con uno scopo di profitto. Certamente daranno dei buoni servizi, ma l'obiettivo finale è quello di trarre profitto. Non sono dei filantropi i privati, possono anche essere filantropi, ma vogliono e devono guadagnare. Quindi voi dite ospedale del Ponente sì, va bene anche agli Erzelli, purché sia pubblico e non una struttura ospedale privata. Del Ponente sì, assolutamente, perché non stiamo rispettando la normativa nazionale e in tutta la vallata della Valpolcevera non è presente un presidio ospedaliero sufficiente per le necessità. Agli Erzelli? Punto di domanda. Perché agli Erzelli? Perché agli Erzelli bisogna andare a mettere, a costruire tutto quello che adesso è pubblico? Ma Toti ha detto che ci vuole trasferire gli uffici pubblici regionali. Ci ha già trasferito Liguria Digitale. Ma non doveva essere un parco tecnologico che doveva far gola a tutti questi grandi privati che andavano a investire per creare lavoro? Allora, agli Erzelli c'è anche un altro problema. Oltre a essere chiaramente non collegato, mal collegato, allora prima si creano in un mondo responsabile, dove ci sono le infrastrutture, si creano i collegamenti e poi si parla di cosa si va a mettere. Ma c'è un altro problema. Là sopra uno degli investitori è Spinelli, che appunto sta forse perdendo da quello che è l'investimento che ha fatto nella GHT e in questo territorio di Erzelli. Ha depositato per decenni i suoi container. Ora, recentemente, non è stato l'unico episodio, si è visto che c'è stato questo allarme di un container contenente materiale radioattivo. Ma al di là, senza arrivare alla radioattività, i container provocano un inquinamento del suolo circostante, sottostante, che va bonificato. Allora, in un territorio a rischio frana, a dissesto idrogeologico elevato, che richiede una bonifica secondo le normative regionali e che ancora non è stato bonificato dalla GHT, cioè la società privata che ha acquistato questi terreni, che viene aiutata misteriosamente così tanto da Toti, che ci vuole mettere tutto pur di non far fallire quella loro operazione immobiliare. È un territorio che necessita bonifiche, ma voi costruireste un ospedale su un terreno da bonificare? E questa è chiara la visione quindi del Movimento 5 Stelle. Addentriamoci sulla questione politica, affrontando quelle che sono state le amministrative di... Una cosa soltanto. Questo a fronte del fatto che esistono tantissimi vuoti urbani proprio nell'area del Ponente, dove può invece essere costruito serenamente l'ospedale senza andare a dover bonificare un terreno. Fino agli Erzelli. Certo.
Nella questione politica invece del Movimento 5 Stelle, le amministrative di Genova sono state una delusione per il Movimento 5 Stelle, non siete arrivati al ballottaggio con il candidato Luca Pirondini, è passato un po' di tempo dalla batosta, è passato un mese e un giorno per la precisione, avete fatto un'analisi di questa sconfitta e avete trovato le vostre conclusioni sul perché non siete stati premiati dagli elettori? Allora, sicuramente la delusione c'è, ma io onestamente non parlerei di sconfitta, perché i partiti per poter vincere devono mettersi in sette insieme, cioè la Lega che oggi canta vittoria ha preso il 13%, noi abbiamo preso il 18% e solamente il Partito Democratico è all'altezza di questi sondaggi, di questo risultato elettorale. Quindi noi vediamo da una parte il Movimento 5 Stelle, dall'altra delle mega coalizioni formate da 6-7 liste comprensive di partiti, liste civiche e quant'altro, che riescono poi nell'intento di arrivare al governo, ma come potranno governare, come governeranno? E vi faccio subito un esempio. Ieri c'è stato un segnale molto chiaro di quella che può essere una crisi di governo all'interno della giunta Toti, perché il voto dell'assessore Berrino e di Matteo Rosso di Fratelli d'Italia, che hanno dato parere negativo rispetto alla nomina dell'ennesimo manager lombardo per la sanità all'IRCS San Martino, di nuovo, come se in Liguria noi non avessimo persone competenti. Certo, però non sviamo con la giunta Totti. Questi sono in parte, certo, problemi interni della coalizione, dove delle forze politiche bisticciano e le conseguenze ricadono sui cittadini. Come fanno poi a governare? Però voi avete bisticciato con un partito unico, perché c'è stata una fuoriuscita, penso a quelli che Putti e l'effetto Genova, sì, un po' prima qualche mese prima delle elezioni. C'è stato il problema delle comunali online e il caso Cassimatis, e le conseguenze si sono viste nel voto. Perché sì, è vero che avete preso. Noi siamo la seconda forza politica a Genova. Però non siete arrivati neanche al ballottaggio. Un ballottaggio. È vero che siete arrivati più avanti rispetto al 2012, avete migliorato, sì, il risultato. Però 5 punti percentuali. Si aspettava che il Movimento 5 Stelle a Genova, nella città di Beppe Grillo, potesse, se non vincere, almeno arrivare a giocare. Certo, io stavo facendo un ragionamento rispetto a quella che è la legge che permette questo accozzaglie di coalizioni che poi non permettono in realtà una vera governabilità, e in questo frangente noi non siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio. Comunque, al di là di ragionamenti che secondo me sono più che legittimi, anche perché a livello nazionale ad esempio non si può fare quel tipo di coalizione, di fare la lista unica, ed è giusto così. Parlando invece di quelle che sono state le problematiche, noi sicuramente abbiamo avuto un problema per 5 anni, non adesso, il problema di 5 anni, dove c'erano alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che purtroppo fin da subito hanno scelto di agire, di comportarsi, e questo ce lo testimoniano infiniti testimonianze da parte dei cittadini, hanno agito non in conformità con quelli che sono i nostri principi del Movimento 5 Stelle, soprattutto le nostre battaglie. Quindi adesso finalmente si può iniziare a lavorare, perché abbiamo un sacco di nuovi portavoce eletti, 5 consiglieri comunali e 38 consiglieri municipali, cioè il Movimento 5 Stelle adesso è presente in tutti i 9 municipi, mentre prima eravamo soltanto presenti in 3. E si potrà finalmente fare un lavoro propositivo e di monitoraggio nell'opposizione. Cioè adesso abbiamo il Movimento 5 Stelle a Genova, prima non c'era. E questo è il quadro comunale. Abbiamo affrontato il quadro regionale. Tra meno di un anno, si spera, ma le scadenze sono quelle, si andrà a votare per rinnovare il Parlamento, quindi le politiche nazionali. Dalla Liguria, come vi muoverete per preparare questo appuntamento? Ci sarà qualcuno come lei o qualcuno che ha una carica che si vuole candidare a Roma, o sceglierete come metodologia gente nuova da mandare a Roma a rappresentare la Liguria? Ma il nostro sistema è sempre quello di scegliere attraverso una decisione il più condivisa possibile con gli iscritti le persone che si propongono, si autocandidano, quindi non c'è nessuna intenzione di modificare il nostro metodo, che peraltro sta creando dei ottimi candidati. Abbiamo visto, Pirondini è stato un candidato straordinario, poi al di là di quelli che sono stati i problemi e che ci hanno portato a fare soltanto 1 mese e 10 giorni di campagna elettorale laddove ne servivano magari 4, come hanno potuto fare altre forze politiche.
Una cosa che noi stiamo già iniziando a fare è veicolare, comunicare in maniera più efficace e anche innovativa quelli che sono i nostri contenuti e gli elementi di straordinarietà all'interno del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo resi conto che all'estero, faccio degli esempi, ci sono delle università dove attivano dei corsi di dottorato dove le persone, gli studenti, studiano il fenomeno del Movimento 5 Stelle e del nostro sistema operativo online che è Rousseau. E da questo punto di vista Harvard invitò Di Maio qualche mese fa appunto per illustrare il Movimento 5 Stelle. Quindi, sì, fatto ma che io sto parlando del sistema operativo online, che è una cosa che non è arrivata a molti. Avete fatto un incontro pubblico, infatti, una decina di giorni fa al CAP. Appuntamento qui a Genova, esatto. E quindi continueremo in questo stile di presentare e spiegare quelle che sono perché le persone magari ci confrontano con altri partiti politici, con altre forze politiche. Quando partecipano invece a questi nostri incontri, capiscono che siamo qualcosa di innovativo, di diverso, anche proprio attraverso questa partecipazione che permette al cittadino di dire la sua rispetto a quelle che sono delle proposte di legge da portare in Parlamento. Può anche formulare delle proposte di legge che poi vengono votate dall'assemblea degli iscritti e le più votate sono direttamente portate dentro le istituzioni. Questa è una cosa straordinaria, cioè fino a qualche anno fa, quando una persona veniva eletta, poi era, come dire, irraggiungibile. Parlo di altre forze politiche, chiaramente. Oggi c'è una nuova dimensione e noi stiamo avvicinando chi partecipa al Movimento 5 Stelle alla politica e quindi vogliamo cercare di far partecipare il maggior numero possibile di persone per migliorare, per capire dove andare a costruire nuovi sistemi, nuove proposte. Grazie per essere stata con noi ad Alice Salvatore, tutta la Liguria ne parla, torna mercoledì prossimo sempre qui su Babboleo News 92.9. Evviva! Grazie. A cuffia vedevo che andava sempre, veniva. Sono un sacchetto Salutiamo la diretta Facebook. Ciao a tutti.